Al Palazzo Ducale, la banda musicale centrale dell'Aeronautica Militare Italiana nel centenario della sua costituzione. La sensibilità del Festival della Valle d'Itria nei confronti di una presenza storica dell'Arma Azzurra a Martina Franca. Il terzo rock ieri e oggi Fucilieri dell'Aria. Sebastian Schwarz, direttore artistico del Festival. Questa serata è molto speciale qui al Palazzo Locale di Martina Franca perché ospitiamo la banda dell'Aeronautica Militare di Roma già la seconda volta e quest'anno in particolare perché è proprio il centenario dell'Aeronautica Militare e quindi volevamo celebrare con loro e volevamo ospitarli e invitare la cittadinanza martinese e dell'intorni a questo concerto a titolo gratuito per i cittadini, proprio per condividere la gioia e la tradizione della banda che ovviamente qua al sud viviamo in maniera particolare. La serata di questa sera è molto importante perché sancisce un rapporto forte che la città di Martina Franca ha con il sedicesimo stormo e quindi con l'arma aeronautica. È l'omaggio quest'anno per i 100 anni dell'aeronautica che è stato organizzato appunto all'interno del nostro festival del meraviglioso Festival della Valle d'Itria. È il secondo anno che sperimentiamo questa collaborazione con la banda dell'aeronautica, quest'anno chiaramente tutto dedicato a un appuntamento importante che è quello del 100° anniversario. E ora entriamo nel merito del concerto, seguito e applaudito. Ci sarà Massenet, ci sarà Rossini, nel contempo però sostanzialmente inserendo anche repertorio originale per banda in modo tale da così rispondere a quanto più possibile ai gusti diciamo di tutti gli spettatori di questo concerto. Per noi è un piacere comunque essere qui questa volta nel cartellone del festival. L'anno scorso la banda ha partecipato realizzando l'anteprima al festival, quest'anno siamo all'interno del festival nell'anno del nostro centenario, del centenario dell'Aeronautica Militare, e quindi siamo felici e onorati di essere qui a Martina Franca stasera. Chiesto il maestro Camarano, il direttore maggiore dell'orchestra, di inserire anche qualche brano lirico adattato per l'organico della banda, così il nostro pubblico sentirà anche magari il legame tra il resto, con il resto del festival, che è proprio un festival della lirica.